amici, c'è un frastuono che facilmente non ci sentiamo uno con l'altro. Anche perché adesso i camionisti suonano, insomma abbiamo mangiato la paella, sono tutti allegri, allora sono stati sui camion, hanno acceso tutte le luci che dopo andremo a vedere. E quindi è stata una, per quanto riguarda il sottoscritto, una festa straordinaria, anche perché è un'esperienza nuova. Sentite, sentite il rumore. Ho fatto cena mangiando la paella in compagnia di questo signore, che abbiamo avuto modo di scambiarci alcune idee. È difficile parlare, comunque è difficile parlare perché il rumore è molto alto e non ci sentiamo, addirittura noi non ci sentiamo. Lei mi diceva che queste manifestazioni lei le segue perché diciamo così gli piace vedere questi movimenti di camion eccetera, oppure è una cosa che ha fatto così? No, è una cosa assolutamente sporadica, nel senso che l'organizzatore è un ragazzo che ho visto quasi nascere e mi ha invitato a questa bellissima manifestazione, alla quale non ho fatto altro che aderire, perché è un piacere di nuovo vedere questa gente che esce. Nonostante poi tutto questo frastuono si capisce poco, però è un ragazzo, è un bravo ragazzo che ha voglia di fare. È quello che forse abbiamo già incontrato, che fa quelle pitture, chiamiamole così, attaccate ai camion. Confermo, proprio lui, proprio lui. È un ragazzo che, io lo ripeto, l'ho visto nascere, non aveva avuto tanta voglia di studiare, però la testa e la voglia di lavorare, che è importantissimo. Ma delle cose straordinarie. È un artista nel vero senso della parola. È difficile avere questi dialoghi proprio per il rumore, però adesso gli dico a Beppe: senti Beppe, fai vedere questi camion di notte, perché abbiamo aspettato che la luce andasse via proprio per far vedere le luci che c'hanno questi camion e il rumore è terribile. Ciao amici, ma ci vediamo dopo, vai, ci vediamo dopo, grazie.
Thank you.
amici che mi avete seguito fino adesso, io vorrei concludere con il signor sindaco e volevo ringraziarlo personalmente per avermi fatto vivere un'esperienza che io non avevo mai provato, e sono convinto che anche i nostri telespettatori, telecupole, forse un'esperienza del genere non l'hanno mai vista, per semplice fatto che noi abbiamo girato paesi per sagre e feste eccetera eccetera, ma la festa dei camionisti non l'abbiamo mai vista. Quindi io devo ringraziare il sindaco, devo ringraziare la città di Giaveno per averci dato questa opportunità, e non lo ringrazio soltanto Pino Miller ma anche la redazione e la direzione di Telecupole. Grazie signor sindaco. Grazie, grazie Pino, grazie veramente a tutti voi, a tutti gli amici di Telecupole. Beh, tu sei abituato a della bellissima musica, ma questa è una musica particolare, quella dei clacson. È una discoteca all'aperto. Bravo. È una discoteca all'aperto. È una discoteca al cielo aperto, veramente. Questi clacson rendono, cioè danno delle emozioni particolari. Poi tutte queste luci, questi colori, è uno spettacolo veramente particolare, che molto particolare. Invito all'anno prossimo. Questa è la terza edizione, ma vediamo che ogni anno cresce ancora di più. È un festival che viene fatto in tutta Italia, devo rendere onore veramente a questi uomini dei grandi mezzi, ecco, questi camion che girano l'Italia, lavorano per noi. E quindi stasera rappresentano veramente. È giusto tutta che abbiano anche un momento di festa. Di festa anche loro. Quindi veramente grazie a Telecupole per averci. Grazie a lei, signor sindaco, di avermi dato questa opportunità. E lasciamo la parola adesso alla discoteca, che abbiamo questo bellissimo ragazzo che si chiama. Allora, Danilo. Danilo! In compagnia di Alberto, che è qua presente, che è la voce ufficiale del team partitario. Buonasera, sindaco! E per quanto riguarda noi, grazie di averci seguito, e ricordatevi che per avere un'esperienza nuova l'anno prossimo, proprio in questo stupendo paese, con queste stupende luci che fanno una discoteca immensa. Ciao ragazzi, ben trovati. Ciao!